E ora per il nostro spazio dedicato allo Sportello Italia abbiamo in collegamento da Bruxelles Eleonora Medda, membro del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e coordinatrice del patronato Inca Belgio. L'argomento, tra l'altro, che ci illustrerà oggi riguarda i diritti per l'assistenza sanitaria in Italia per gli iscritti all'AIRE. Benvenuta e ben ritrovata. Buonasera Monica, buonasera a tutti. Eccoci, allora Eleonora, prima di tutto vorrei che tu ricordassi, perché secondo me è molto importante, che cos'è esattamente l'AIRE e perché è così importante iscriversi. Allora, l'AIRE sta per Anagrafe Italiani Residenti all'Estero. È una banca dati istituita con la legge 470 dell'88, che contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi. Questa banca dati è gestita dai comuni italiani sulla base delle informazioni provenienti dalla rappresentanza diplomatico-consolare all'estero. L'iscrizione all'AIRE è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti. Ricordiamo che hanno l'obbligo di iscriversi all'AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi, oppure i cittadini che già risiedono all'estero, sia perché sono nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Ricordiamo che l'iscrizione AIRE è gratuita ed è effettuata a seguito di una dichiarazione resa dalla singola persona all'ufficio consolare competente per il territorio, teoricamente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza, e comporta la contestuale cancellazione all'anagrafe della popolazione residente del comune di provenienza in Italia. La procedura in passato era abbastanza lunga, ma oggi è diventata molto più veloce. La richiesta va effettuata tramite il portale FastIt oppure compilando un apposito modulo di richiesta reperibile sui siti web degli uffici consolari. Ricordiamo anche importante che l'aggiornamento dell'AIRE dipende dal singolo cittadino. Quindi si deve sempre comunicare tempestivamente all'ufficio consolare il trasferimento della residenza, le modifiche dello stato civile, matrimoni, nascite, divorzi, e questo perché il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto e quindi il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. Ci sono però invece delle categorie che non devono iscriversi all'AIRE. Allora, sono delle categorie determinate e ben definite dalla legge. Non devono iscriversi all'AIRE le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, oppure i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO all'estero. Per tutti gli altri vi è l'obbligo. Bene, allora dopo questo ripasso invece veniamo all'argomento di oggi, che è che cosa comporta l'iscrizione all'AIRE per il diritto all'assistenza sanitaria in Italia. Ecco, qui veniamo alla nota un pochino dolente e probabilmente al principale motivo per il quale molte persone omettono di iscriversi all'AIRE. Quindi siamo chiari su questo. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero con l'iscrizione all'AIRE perdono il diritto all'assistenza sanitaria italiana. Questo avviene automaticamente quando ci si iscrive all'AIRE e il comune italiano presso cui si è registrati comunica alla ASL, l'azienda sanitaria, la nuova residenza. Quindi si perde il diritto al medico di base, si perde il diritto all'assistenza ospedaliera tramite mutua e all'acquisto dei medicinali dietro pagamento del ticket. Ma questo è normale perché si presume che si abbia diritto all'assistenza sanitaria nel paese dove si risiede e si lavora. Certo. E ad ogni modo non è tutto perduto. Quando un iscritto AIRE rientra temporaneamente in Italia, ha diritto all'assistenza sanitaria, ma ovviamente con delle limitazioni, ovvero l'assistenza è assicurata per un periodo massimo di 90 giorni nel corso dell'anno solare ed è limitata alle sole prestazioni urgenti, ospedaliere di malattia, infortunio e maternità. Ci sono poi delle differenze pratiche se si risiede in un paese europeo, per cui si potrà accedere, diciamo, più facilmente alle urgenze con la tessera europea di assicurazione malattia,
o se si risiede in un paese extraeuropeo, e in questo caso bisogna vedere se è un paese con cui vige un accordo bilaterale con l'Italia o meno, per cui in caso di bisogno sarà necessario dimostrare il proprio stato di emigrato per poter accedere ad una iscrizione temporanea al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, Eleonora, la domanda ovviamente che credo si facciano tutti è: per i nostri connazionali iscritti all'AIRE, che in questo momento sono temporaneamente in Italia, hanno diritto ad accedere al vaccino? Sì, e questa è un'ottima notizia ed è un riconoscimento ottenuto, lasciatemelo dire, grazie alle richieste del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai parlamentari eletti nella circoscrizione estero che si sono investiti molto per la questione. Il 24 aprile scorso è stata firmata un'ordinanza dal commissario straordinario all'emergenza, il generale Figliuolo, che prevede la possibilità per gli aerei che vivono temporaneamente sul territorio nazionale di farsi vaccinare in Italia. Le disposizioni attuative stanno arrivando proprio in queste ore. Ci sono regioni come la Toscana e la Liguria che si sono già attivate, per cui ci vorrà, e altre, diciamo, per cui ci vorrà un pochino più di tempo, ma siamo fiduciosi che tutto andrà a regime a breve. Vi faccio l'esempio di un connazionale aerei rientrato, ad esempio, per assistere un genitore malato e che si trova di fatto bloccato in Italia. Ebbene, è molto importante che tutti possano accedere alla vaccinazione. Importantissimo, davvero. Quindi per maggiori informazioni, eccole qua, li vediamo i siti su cui andare, esseri.it, salute.gov.it, e ne approfitto anche per salutare e ringraziare tutti coloro veramente che stanno operando proprio per il bene e anche i diritti dei nostri italiani all'estero, quindi da tutti i consiglieri del CGIE ai nostri rappresentanti Camera e Senato. Grazie davvero a Eleonora Medda, l'aspettiamo presto con un nuovo e sicuramente interessante argomento. Credo che questo spazio sia uno degli spazi più ricercati del nostro programma. Grazie.